Parlare e capire non significa soltanto riconoscere e riprodurre alcuni suoni. Significa collegare quei suoni a idee, esperienze, ricordi, in breve, alla cultura. Di queste difficoltà ci parla Silvio Ceccato, uno dei primi ricercatori italiani nel campo dell'intelligenza artificiale. Enormi perché il nostro linguaggio contiene un 50% di informazione esplicita, facilmente meccanizzabile, ma un 50% di informazione implicita. Vi faccio un esempio che sembra il più banale, preso, ricordo tempo fa, da una pagina sportiva, un giornale, mi sembra romano, dove, anzi sicuramente era romano, c'era scritto su Capannelle, ore 18, premio del Presidente della Repubblica di Galoppo. Ora dico, per quanto anche il nostro partito dice bravo, ma di Galoppo no, e la Repubblica di Galoppo nemmeno, è che di Galoppo è il premio, è quel tipo, perché non c'è neanche il premio di Galoppo, è il tipo di corsa, lo sanno tutti. Lo sanno anche quelli che non frequentano le corse, ma alla macchina devo dare una cultura sportiva che riguardi l'equitazione e tutto il resto, come lo faccio?